Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Antonella Clerici prende provvedimenti per il furto subito da sua figlia Mael. Ecco nel dettaglio cosa è successo. Voleranno denunce? Antonella Clerici grave furto. Antonella Clerici è senza alcun dubbio uno dei volti più amati e famosi della TV italiana. È un'abile conduttrice e non manca di dimostrarlo nei programmi a cui non manca di prendere parte e che vanno in onda in prima serata. Ma è soprattutto nella fascia prima e il pranzo che la Clerici dà il meglio di sé. La sua passione per il cibo e la cucina oltre che per la TV l'hanno portata a condurre La prova del cuoco, che è diventato uno dei programmi più iconici della televisione italiana. Antonella portava avanti questo programma magnificamente, tanto che quando l'ha abbandonato è stato registrato un calo di ascolti molto consistente. All'inizio la gente dava la colpa alla nuova conduttrice Elisa Isoardi. Ma quando la Clerici ha iniziato un programma analogo nella medesima fascia oraria è risultato subito lampante che le persone erano troppo affezionate alla Clerici per lasciare la conduzione ad un'altra persona. Antonella Clerici e il furto a sua figlia Mael, ecco che cosa è successo. Antonella Clerici è anche molto presente sui social, dove condivide sia la sua vita privata sia quella lavorativa. Al momento ha una relazione con Vittorio Garrone, con il quale è probabile che in futuro si sposi. Ma sicuramente la persona alla quale la conduttrice è più attaccata è sua figlia Mael. Infatti più di una volta la Clerici ha sottolineato quanto la figlia l'abbia aiutata con le decisioni di vita. Se lei non avesse approvato, probabilmente Antonella non sarebbe andata a convivere con Garrone. E quando lei ha passato un periodo in cui era in pausa, la figlia l'ha spronata a riprendere il lavoro dicendole che il mestiere di casalinga non le si addiceva. Certamente la Clerici non manca di proteggere sua figlia nel momento del bisogno, come è successo di recente. Infatti Antonella sta pubblicando sui suoi social, e nello specifico su Instagram, il profilo di una persona che si finge sua figlia. Si tratta di un furto di identità in quanto il profilo di Mael sembra essere stato hackerato. Staremo a vedere che provvedimenti Antonella deciderà di prendere, se denunciare l'accaduto alla polizia postale. Di certo la sua fama di conduttrice televisiva ha aiutato molto nel diffondere l'informazione del profilo falso che si spaccia per sua figlia e che pubblica le sue foto. Non resta che vedere come andrà a finire. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!